quello che sta succedendo in Colombia? Grazie. Pure un po' la cifra dell'altrove è la misura e la luce del bordo e il guanciolino l'ingegna e tu racconti molto prima che abbiamo avuto questo scudetto di Venezia e la fotografia in qualche modo anche in molte ritualità che appartengono tanto alla sensibilità di quegli anni, no? Degli anni 70, magari chi lo legge oggi non ha vissuto quegli anni non riesce nemmeno a portarsi dentro. Penso ad esempio la scena bellissima in cui la famiglia si aggiusta anche nell'abbigliamento per andare a comprare il nuovo divano. Al centro del libro c'è senz'altro la famiglia, una grande famiglia italiana che è la protagonista silenziosa di un evento che appartiene, come dire, a delle meccaniche più grandi. Al centro c'è la famiglia di quegli anni, c'è la Roma di quegli anni, c'è l'Italia di quegli anni, molto diversa giustamente da quella di oggi. Il bambino si muove, deve essere assolutamente perché pronunciava da un racconto che anche il cinematografico, no? È stato rimbalzato dal cinema, dalla canzone, dai racconti sembra adesso, insomma, di parlare in qualche modo in realtà la generazione, come dire, precedente l'Italia della fine degli anni 70 e degli anni 80 era quell'Italia dove le famiglie, anche lontano dal centro, come questo qui dove siamo adesso, vivevano, come dire, un benessere, una serenità, le borgate erano diventate infinitamente più salubri e soprattutto si respirava una grande uguaglianza tra le famiglie più o meno si passavano. Poi alla fine c'è sempre una persona che una parte di queste famiglie che vuole pregare e quello che è un punto di riferimento, quello che è si sente anche, pensiamo anche di avere ma c'è sempre qualcuno che ti sfrutta. In questo caso c'è il consiglio che sono un ruolo molto particolare. La produzione è straordinaria, la produzione non è fratello, non è padre, non è cucina, è proprio lo cibo, diciamo, non stesso. È una parentela che ovviamente consente una grande pedagogia, un grande spirito di pensiero. Io insisto Grazie, buonasera, ciao. Un des deux. Questi due si sono diventati. Maminare bracket is an ordinary bracket. Esatto. No, pure un po' più tardi, perché tocca alla fine. Andiamo, ci sta Mani, lì lo passano come...